azioni importanti. Per Matteo Bonini che è finito fuori dalla zona dei punti, un 25esimo per il pilota di Carpinetti. Intanto la regia ritorna sullo scatenato Cairoli, eccolo lì, virtualmente vincitore del Gran Premio, due primi posti, un'altra bella doppietta in questo Gran Premio del Belgio, incredibile, un finale stupendo per il nostro campione di patti, il pilota siciliano, l'italiano più vincente con record di vittorie e successi a ripetizione dopo ogni stagione della MX1. Corre con la piccola KTM 350 quattro tempi, però nelle sue mani è un'arma letale, un pilota che ha saputo conquistare due vittorie in questo Gran Premio del Belgio, quindi sarà il suo nome nell'albo d'oro di Bastogna qua in Vallonia, il numero 222, il suo numero storico. Ancora una volta l'Italia del tassello tira sulla testa e conquista una bella vittoria con una guida entusiasmante che piace a tutti, perché vederlo guidare emoziona, fa emozionare con questo stile full gas, gas aperto, e poi soprattutto ha avuto dei degni avversari, però tatticamente ha deciso, non ha sbagliato magari come in qualche altra gara precedente, il momento di attaccare, di passare agli avversari e poi gestire e controllare la gara. Voto di questo pilota, io oggi gli do un 10 a Cairoli. Io direi anche un 10 e lode, perché comunque nella prima manche, ok, è partito in testa e ha saputo amministrare bene, però in questa seconda manche è partito un po' indietro, intelligentemente ha aspettato i primi giri che i suoi piloti davanti si sfogassero, poi ha iniziato a imprimere il suo ritmo veramente incredibile, ha allungato, si è avvicinato ai suoi avversari, li ha superati con relativa facilità e poi si è allungato in una seconda manche solitaria, e così anche a livello di classifica incrementa di altri 10 punti il suo vantaggio su Clément Desart. Sì, Cairoli è stato bravo, non si è fatto trovare impreparato, ha colpito la prima occasione, tatticamente non ha sbagliato nulla, è pronto per andare a festeggiare la vittoria, se non ricordo male, numero 47, knack knack, a festeggiare questo trionfo, regala spettacolo Cairoli ancora una volta a tutti gli appassionati, si avvicina al finish line per questa cavalcata solitaria, Tony Cairoli vince la seconda manche, il Gran Premio del Belgio, qua a Bastogna in Vallonia, grande Tony. Gioca con...